Leggo quattro righe dell'agenzia ANSA, spavento e apprensione. Oggi pomeriggio allo Juventus Center di Milano durante l'amichevole tra i bianconeri e il Pavia. Lorenzo De Geri, 21 anni, centrocampista della squadra lombarda, è crollato a terra perdendo conoscenza dopo uno scontro fortuito con Padoin. L'allarme è rientrato solo dopo lunghi minuti. Abbiamo con noi il collegamento telefonico Luca Pasquaretta che è all'ospedale, ha seguito la vicenda. Luca, pronto? Buonasera a tutti gli ospiti. Allora, Purtroppo subito, come bisogna. sta il ragazzo? Sta abbastanza bene, c'è stato uno spavento perché ha preso una scarpata, diciamo, involontaria da parte di Padoin. Appena iniziata l'amichevole, oggi pomeriggio di nuovo con il Pavia, e ovviamente c'è stata grande apprensione perché Storari immediatamente ha chiesto il defibrillatore perché il ragazzo aveva perso conoscenza. Quindi grande apprensione, allo stesso tempo c'è stata grande prontezza da parte dello staff medico della Juve che ha immediatamente soccorso il ragazzo, è arrivata l'ambulanza, l'hanno ovviamente messo sotto controllo, l'hanno portato al CTO dove è tuttora in osservazione, sono arrivati i familiari ovviamente spaventati per quello che era accaduto. Ovviamente fortunatamente è stato solo uno spavento si è conclusa lì questa giornata. E poi viene anche un po' da sorridere Però la perché era diagnosi prima. di un trauma cranico. Sì, un trauma cranico, ovviamente perché la botta è stata forte, però come dicevo prima, viene un po' da sorridere. Il primo giorno che aprono gli allenamenti a Vinovo dopo tanto tempo e capita questo, cioè non si finisce mai di stare tranquilli con la Juve, purtroppo nel bene e nel male Ecco, tu hai ci sono parlato del sempre le situazioni. defibrillatore, c'è la spiegazione del responsabile dello staff medico Stefanini, ha detto: siamo subito intervenuti, abbiamo effettuato le prime manovre di soccorso, sul campo è stato portato un defibrillatore, ma non è stata effettuata nessuna scarica. De Geri non ha avuto blocchi respiratori né del battito cardiaco, sull'ambulanza il giocatore ha ripreso conoscenza. Sì, inizialmente faceva fatica, subito appena ha ripreso conoscenza faceva un po' di fatica da quello che ci hanno raccontato, però poi alla fine diciamo, la situazione è rientrata e il ragazzo rimarrà sotto osservazione qui al CTO a Torino fino a domani, poi se anche gli altri esami dovessero risultare negativi come si crede verrà assolutamente dimesso, quindi non dovrebbero e non ci sono problemi. Ecco, ci sono state le parole di Padoin, immagino sia rimasto scioccato anche lui. Ma Sì, perché ovviamente era un intervento involontario, un intervento certamente, di ci manca. gioco, pronti via, subito all'inizio di questa amichevole e ovviamente anche lui ci è rimasto malissimo, ci sta assolutamente, sono esseri umani perché poi alla fine ci si dimentica sempre, a volte si dimentica che sono dei ragazzi di 20, 25, 30 anni che giocano a pallone, quando capitano episodi di questo tipo ovviamente subito viene in mente, è venuto in mente quello che è capitato a Morosini, ovviamente vedere un ragazzo, un giocatore per terra, tutti quanti eravamo un po' così, O a Bovolenta nel volley? sbavolente del volley, quindi ovviamente c'è negli occhi sempre quelle immagini tragiche e terribili, però fortunatamente oggi è stato solo un grande Raccontiamo un'altra spavento. storia. Va bene. Fortunatamente sì.